La prima civiltà che si stabilì e si sviluppò in Grecia, nell'Argolide e nel Peloponneso, a partire dagli inizi del secondo millennio, è quella micenea. Il termine miceneo deriva dal sito archeologico più importante, quello di Micene, in Argolide. La scoperta di questa civiltà, la più importante civiltà fiorita nel continente greco, prima di quella classica, si deve al tedesco Heinrich Schliemann, un archeologo dilettante, il quale era fermamente convinto della storicità degli eventi narrati da Omero nei suoi poemi, l'Iliade e l'Odissea. Tra il 1871 e il 1874 egli organizzò quindi alcune campagne di scavo a Troia e a Micene, i siti più importanti menzionati nei poemi, nella convinzione di trovare tracce archeologiche di quel mondo. Ma quali sono le testimonianze archeologiche più significative di questa civiltà? Per i micenei abbiamo innanzitutto resti monumentali di strutture abitative piuttosto complesse, in parte simili a quelle cretesi, le rocche o cittadelle fortificate che erano il centro delle città-stato. Il palazzo miceneo era diverso rispetto ai complessi minoici. Mentre i palazzi minoici erano inseriti nel tessuto cittadino e completamente aperti, la rocca micenea si ergeva in posizione separata e di difficile accesso. Il palazzo miceneo era difeso da solide e spesse mura che si dicevano edificate da figure mitiche, i ciclopi. Era raccolto intorno al Megaron, un'ampia sala con al centro un focolare circondato da quattro colonne e banchine lungo le pareti. La vita amministrativa, politica e religiosa si svolgeva nel palazzo e in esso, in caso di pericolo, si rifugiava la popolazione che viveva nei villaggi circostanti. Inoltre, il palazzo aveva funzione residenziale, vi risiedeva la famiglia reale.